Da qui noi entriamo, ecco, in una zona che comprende armi che ci sono state assegnate incomodato dal comune di Busto Arsizio. Queste armi, che sono tutte armi risorgimentali, e comprende sciabole da guerra, e comprende fucili e baionette, e se vedete le baionette che sono da quel lato, ci si può domandare come mai le baionette in un museo dedicato alla scherma, perché pochi sanno che si facevano all'inizio del secolo le gare sportive di baionetta, c'era anche la proposta di inserirle alle Olimpiadi, i trattati di scherma di allora inserivano sempre le azioni di baionetta, come difendersi, come attaccare, quindi all'epoca la scherma di baionetta aveva la sua importanza. E in questo percorso che noi facciamo, passando per il duello dei tedeschi, il duello degli studenti tedeschi, il duello tradizionale rituale, con la mensur, con la Schlager, questa sciabola tipica, vedete vari modelli di allenamento e anche questa maschera. Questa maschera straordinaria, pazzesca questa maschera. No? I rinforzi che vedi sul lato sinistro sono rinforzi sull'unica zona che bisognava colpire, perché lo scopo era quello di procurarsi la cicatrice, che li rendeva tanto affascinanti agli occhi delle donne, sembra, non so. È un segno di virilità. Dai video e dalle immagini si capisce che il tipo di scherma che potevano fare era estremamente limitato, solamente parata e risposta, il bersaglio unico, la guancia, dove si doveva fare la cicatrice. Quindi adesso abbiamo anche dei video che mostrano quello che succedeva.